Quando Materazzi viene espulso, la partita sembra sorridere al Bari. Pepe Perugia si mette male, con la squadra umbra costretta a giocare in 10 oltre un'ora di gara. Un cartellino rosso estratto da Rodomonti che non convince né il pubblico né il gigante di Lecce. Lì l'avrebbe espulso Materazzi. No, però la partita ha dimostrato questo, non tanto per Materazzi, ma che in inferiorità numerica in questa squadra è scattata una scintilla che fino a quel momento non c'era stata. Ed infatti l'espulsione di Materazzi è la scintilla che scatena gli uomini di Cosmi. Il Perugia, dopo un tiro d'avvio, comincia a caricare a testa bassa. Il Bari stranamente si fa aggredire. In attacco la fantasia di Cassano è isolata, mentre si avverte l'assenza di Mazinga. Alla fine del primo tempo, quindi, nessuno si sorprende quando Pieri pesca solo in area Tedesco per il vantaggio umbro. 11 contro 11, forse avevo visto meglio il Bari del Perugia. Poi ci siamo trovati in vantaggio, abbiamo avuto furia, abbiamo concesso spazio all'avversario e ci hanno castigato. Nella ripresa Fascetti gioca la carta con l'auto al posto di Anaclerio, ma è sempre il Perugia a dettare i ritmi della gara. E così a metà del secondo tempo c'è il terribile 1-2 dei padroni di casa che mette KO il Bari. Prima è Tedesco ad entrare nel cuore della difesa barese, poi è Saudati a sorprendere una squadra ipnotizzata dalla velocità degli avversari. Tutto in un minuto, 60 secondi che decidono la partita. Il Bari abbozza una reazione. I pericoli maggiori per Mazzantini arrivano dal piede dello svizzero Mazzarelli, un difensore. Tutto questo perché gli attaccanti pugliesi fanno il solletico ai difensori perugini. L'abbiamo schiacciato noi attaccanti, sono attaccanti rapidi, veloci, hanno bisogno di spazio e noi, attaccando in massa come volevamo attaccare, senza la punta di peso, non l'abbiamo aiutato. Una magistrale punizione di Mazzarelli riduce lo svantaggio, ma nel finale Tatti realizza il 4-1 conclusivo. A 28 anni è il suo primo gol in Serie A, una rete particolare, visto che Tatti aveva esordito nella massima categoria proprio con il Bari 10 anni fa. Il Perugia così, dopo 5 turni senza vittoria, ritrova i 3 punti. Per il Bari, invece, una sconfitta che pesa sul morale e sulla classifica. Questi sono risultati pericolosi, bellissimi ma pericolosi se si leggono in una maniera sbagliata, ma siccome questa è una squadra che di domenica in domenica legge le situazioni in campo e soprattutto fuori nella maniera giusta, devo aspettarmi che capiscano che non è il momento di festeggiare prima di Natale e aspettare dopo la partita col Milan, sapendo che incontriamo, ripeto, il Milan.